I finanzieri di Reggio Calabria nei giorni scorsi hanno sottoposto a sequestro altri 250.000 euro, ancora una volta abilmente nascosti all'interno di un'auto che transitava lungo la strada statale 106 nel territorio del comune di Locri. Tale somma va a sommarsi ai quasi 400.000 euro sequestrati dalla stessa Guardia di Finanza qualche giorno fa nella prossimità del raccordo autostradale di Rosarno. Più nel dettaglio, in questa nuova circostanza una pattuglia in forza al gruppo di Locri, nel corso della sistematica attività di monitoraggio economico-finanziario del territorio, ha fermato per un normale controllo il veicolo, notando che la persona alla guida manifestava evidenti segni di nervosismo. Tali elementi di sospetto inducevano i finanzieri a sottoporre il mezzo ad una verifica più approfondita. L'ispezione della vettura, intestata ad una persona deceduta senza alcun vincolo di parentela con il conducente, consentiva di scoprire abilmente occultati in due doppi fondi ricavati sotto i sedili anteriori circa 250.000 euro in contanti in banconote di taglio variabile da 5 a 500 euro che sono state sottoposte a sequestro. Il conducente del veicolo è poi stato segnalato alla competente procura della Repubblica di Locri.